Lo confesso, un debole per il mare e per i suoi tesori prelibati. Motivo per cui sono di nuovo in pescheria. Per un antipasto un po' sciccoso ho preso questo bel filetto di salmone pescato, quindi non d'allevamento. Dopo averlo tenuto per più di 4 giorni in congelatore a meno 18 gradi contro l'anisakis, ora procedo a marinarlo a secco. Per fare ciò occorrono sale e zucchero in eguale percentuale. Li mescolerò in un'altra ciotola più capiente e utilizzerò anche delle erbette a piacere. Miscelo bene sale e zucchero. Quindi lo cospargo sul fondo a formare uno strato di 0,5 centimetro circa. Vi ho adagiato dunque il filetto con il lato della pelle a contatto. Ho cosparso con le erbette il filetto prima di procedere a coprire con la miscela di sale e zucchero. Continuare fino a coprire in questo modo. Io ho utilizzato circa 300 g di sale e 300 di zucchero per un filetto di 800 g. Una volta coperto come si deve, ho sigillato il piatto con della pellicola e l'ho messo in frigo per 24 ore. Trascorso il tempo prefisso, ho tolto il filetto dal sale e l'ho sciacquato per bene sotto l'acqua corrente. Dopo averlo lasciato riposare per almeno qualche ora con pellicola a contatto, l'ho finalmente affettato finemente. Salmone selvatico marinato, pronto! Buon appetito!